Buongiorno a tutti, io sono Panier Riccardo del mio mondo giocoloso, il vostro canale su YouTube sul fantastico mondo della giocoleria, e quest'oggi parleremo sempre di giocoleria, però ci staccheremo un attimo dal solito flusso di video, dalle solite video lezioni. Oggi trattiamo un argomento fondamentale, ovvero i nostri strumenti, i nostri mezzi, le nostre palline. Ok, è una cosa che non so perché non ne avevo ancora parlato, per fortuna un carissimo utente di YouTube mi ha chiesto, mi ha ricordato che devo fare anche questo, mi ha incentivato, spronato, ed eccomi qua. Ripeto che non so perché non ne ho parlato prima, comunque è fondamentale, perché alla fine giocoleremo con le mani e con le palline, quindi sono fondamentali le mani come le palline. Ovviamente, migliori sono le palline, meno fatica faremo e meno tempo impiegheremo ad allenarci. Io consiglio di partire già con delle palline buone, adesso vi farò vedere. Cominciamo. Allora, il grande classico sono queste, palline da tennis normalissime. Che dire, fanno schifo. Perché? Perché intanto sono ruvide, danno un fastidio atroce sulle mani, fatte così e... Ah, io poi le mani delicate, quindi non le sopporto proprio. Le odio a morte. Quindi cosa succede? Mentre giocoliamo... Una cosa che succede molto spesso mentre giocoliamo sarà questo. Visto che queste palline rimbalzano in un modo fastidiosissimo, quando le palline si scontreranno in aria, partiranno da tutte le parti. Rimbalzeranno, le perderemo. Ad ogni singolo errore cade e rimbalzano in giro. Cosa significa questo? Che se già con le palline normali ci cadevano molto, queste, ancora peggio perché oltre che cadere, rotoleranno in giro. Quindi dovremo perdere tempo, oltre che raccoglierle, dovremo perdere il triplo del tempo anche a cercarle. Insomma, eliminiamole, buttiamole via. Ora, un altro classico. Le tre palline normali. Queste cosa sono? Sono le classiche tre palline associate alla giocoleria, per i principianti soprattutto, che si possono trovare. Intanto giocolo mentre parlo, che mi rilasso di più. Spero non vi dispiace, così intanto ripassate. Ok. Queste sono un classico con le tre palline, dicevo, si trovano di solito sui 4-6 euro tutte e tre, quindi in totale 1 euro e mezzo, 2 euro ciascuna, però di solito le vendono in un tubetto di plastica messe così tutte e tre. E che dire di queste? Sono buone, però a mio parere, per una persona dai 15 anni in poi, non le consiglio. Perché? Perché sono piccoline. Vi faccio un confronto con le palline da tennis. Sono più o meno la metà. Cosa significa questo? Che la presa non è molto buona, ma assolutamente no. Perché essendo piccole dovremmo stringere di più la mano. Questo non è consigliato perché non è molto naturale stringere così tanto la mano, ok? Diciamo, sono buone tutto. Se le trovate, pigliatele. Però se trovate di meglio, prendete di meglio. Io in verità ho fatto molta fatica ad imparare con queste, faccio moltissima fatica, poi sono passato a palline più grandi, che ora vedremo tra l'altro, e mi sono trovato molto meglio con le altre, e ho visto che là imparavo a giocolare, con queste no. Quindi dipende dalle persone. Queste palline pesano molto poco, ma neanche troppo poco, però poco, o quel filino in meno di quel che dovrebbe essere, e questo secondo me mi farà fare molta fatica. Quindi vi fa fare molta fatica per imparare. Potete imparare anche con queste, però è più difficile che con altre palline, ok? Potete imparare lo stesso. Ora analizziamo altri tipi di palline. Cioè sempre dello stesso tipo di palline, ne ho fatte la metà e la metà della metà. Vedete? Tutta la famigliola, figlio, nipotino e padre o nonno. Vedete? Come non vi ho consigliato queste, non vi consiglio neanche quelle ancora più piccole e ancora più piccole. Perché oltre ad essere tanto leggere, quindi molto imprecise nel tiro, perché più pesante è una pallina, più preciso sarà il tiro, logicamente. Perché potrò controllare meglio la traiettoria nei millimetri. Quindi cosa succede? Se già con queste facciamo fatica, con questa minuscola faremo una... Saremo dei mostri se riusciremo a giocolare. Ok, non le consiglio assolutamente più piccole di quelle. È proprio già tantissimo riuscire a giocolare con quelle altre. Ok. Ora passiamo a un altro tipo di palline ancora. Queste palline si possono trovare in grandissimo, cioè si trovano dovunque, in qualunque negozio di giocoleria però, In alcuni casi anche nei negozi di giocattoli per bambini. Ho controllato apposta per voi e non sono un pedofilo.
Allora, queste palline hanno questo bruttissimo difetto, si deformano facilmente, vedete? Me le faccio girare, non hanno più una forma rotonda. E in più una volta che si rompono perdono pezzi, hanno dentro delle robette schifose che partono in giro, dei semetti. O si possono trovare o di colore unito, cioè tutto di un colore, o due e due, bianco-blu o nero-rosso. Nero-bianco, sono daltonico, scusate. Vedete? Secondo me sono le migliori per cominciare. Cioè, non costano tanto, costano 3 euro ciascuna. 9 euro, ce ne avete 3, si distruggono tantissimo, ok? Infatti ho dovuto continuare a cambiare, si distruggono molto facilmente, però secondo me sono stupende perché sono molto 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 morbide, quindi al tatto sono una meraviglia, sembra, non so neanche cosa sembra, sembra una cioccolare con 3 nuvole, sono bellissime e ripeto si trovano sui 3 euro ciascuna, quindi, e poi le reperite facilmente, secondo me vale la pena partire con queste perché sono più grandi, quindi più facili da prendere, hanno un peso molto 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 buono. E ve le consiglio assolutamente. Mamma mia, se ve le consiglio, fantastiche. Queste sono promosse a pieni voti. Per uno che comincia sono perfette. Ora passiamo alla evoluzione di quelle palline. Questa, ne ho solo una purtroppo. È stato un carissimo regalo che mi hanno fatto. Non so dove si piglia questa pallina. So però che costa 4 euro. Uguale identica a queste che avevo prima, vedete, anche le dimensioni sono le stesse, però il peso è un attimino superiore, primo. Secondo, è ancora più morbida. Questa per me è fantastica, morbida al punto giusto, non troppo. Perfetto. Questa è fantastica, questa pallina, però se non so dove trovarla io, non so neanche come descriverla, non so il nome del modello, non so niente. Ora passiamo alle palline ancora migliori. Che palline sono queste? Palline bianche. Io le ho scelte bianche, da bravo stupido. Perché ho fatto male a prenderle bianche? Perché? Ok, ora passiamo alle prossime palline. Che palline sono queste? Sono palline da bouncing. Dall'inglese bouncing è rimbalzare, giusto? Sì. Quindi queste sono palline rimbalzine. Non si vede, però vedete, rimbalza. Queste palline sono fantastiche, cioè sono. Ah, se già potevo fare tantissime cose in aria, immaginate, usando sia l'aria che il per terra, fantastiche. Che difetto hanno? Ne hanno dei difetti. Intanto io da bravo furbo le ho prese bianche, quindi è strapieno di macchie, si sporca con niente. Primo. Secondo, cosa succede? Rimbalzando, avete presente quello che vi ho detto con le palline da tennis prima? Stessa cosa però. Moltiplicatela per 10, vuol dire che appena si sfiorano partono dovunque, ok? Quindi vuol dire che se già con le palline da tennis facevamo molta fatica a reperirle in giro, con queste proprio faremo fatica a trovarle perché partiranno, c'è cioè, rischio anche di rompere vetri, la TV, far male alle persone. Insomma, valutate voi. Io le consiglio solo dopo un bel po' di pratica con la giocoleria, ok? Sono scomodissime e costano anche troppo. Però sono fantastiche, ci tenevo a farvele vedere. E un altro difetto che hanno sono molto dure, essendo in gomma. Quindi cosa succede? Succede che purtroppo per noi ci faremo tanto male alle mani, perché almeno per me, che ripeto le mani un po' sensibili, non c'è una buona presa, perché ogni volta ta 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 ed è tanto tanto dura, è un po' un trauma per le mani. Se dobbiamo giocolare poco, ok, però se dobbiamo allenarci tantissimo, ci faremo un pochino di danni alle mani. Passiamo sempre su nella categoria, arriviamo agli top. Queste palline sono quelle che avete visto in altri miei video, sono le MMX. Che vuol dire? Non lo so, però hanno questo nome. Che palline sono? Sono delle palline fantastiche, hanno il peso perfetto, dimensioni perfette, sono più o meno grandi come le altre. Ok, e di cosa sono fatte? Beh, il rivestimento esterno è fatto di plastica, semplicissima plastica, di qualità però. All'interno cosa c'è? In tutte le altre palline che vi ho fatto vedere, o la maggior parte, ci sono o chicchi di miso, che è come il riso però più rotondo per le palline più piccole, per quelle un po' più grandi avevamo dei semetti. Che ok, va bene tutto, però appena si buca perde tutto.
Queste palline invece dentro hanno il silicone solido. Cosa vuol dire? Che all'interno della pallina, al centro, ci hanno messo del silicone solido. Ok? Questo vuol dire che ovviamente è calibrato al millimetro, milligrammo. E cosa vuol dire? Che i tiri sono veramente, veramente perfetti, perché potremmo avere dei tiri perfetti. Cioè noi, con le altre palline, noi facciamo un tiro mirando verso questa posizione e sarà un attimino, non sarà proprio il tiro che volevamo, sarà un attimino più in là, un attimo spostato. Con questi invece, noi decidiamo di tirare una pallina qua, la pallina arriva là, se miriamo bene. Però, se noi siamo bravi a mirare e giocolando imparerete anche questo, avremo una mira perfetta perché il tiro andrà esattamente dove vogliamo. Non sottovalutate questa cosa. Ripeto, palline migliori vuol dire meno allenamento, meno errori. Non sottovalutiamo questa cosa. Perciò, per chi può cominciare già da adesso a giocolare e preferisce spendere di più perché comunque tutte le altre palline si distruggono, assolutamente si distruggono. Per quello io ho cambiato tantissime palline, perché le altre si rompono subito. Questi invece ce li ho da 4 anni, non si sono mai rotte. Solo una dopo 3 anni e mezzo, quindi dai, non è male come autonomia. E un altro pregio è che al tatto sono meravigliose, veramente fantasticose. Le adoro. E sono state delle ottime compagne di gioculeria. Mi hanno fatto passare momenti piacevoli. Sono perfette. Io consiglio se qualcuno preferisce partire già con palline migliori per risparmiare allenamento, prendete queste, dovrebbero costare 7-8 euro ciascuna. 8, 16, 24 euro più o meno, quei 20 euro ve la cavate con tre. Sembrano tanti, ma se decidete di giocolare molto e vi pigliate quelle altre, si rompono, le cambiate, si rompono, le cambiate e fate presto ad arrivare anche ai 50 euro di spese in un anno. Con queste sapete che spendete un tot, però insomma non le cambierete mai. Ora, l'unica pallina che si è rovinata, eccola qua, non so se si vede, è una concava. Praticamente ha preso una mega botta dopo essersi bagnata e ha avuto una concava in dentro. È praticamente inutilizzabile perché il peso non è più regolato, perché avendo la concava si è spostato, quindi tende tutto da un lato, primo. Secondo, si è deformato così e alla presa fa veramente schifo. Scomodissima. Ci tenevo solo a farvi vedere che tutto si rompe, però queste palline, una io le ho usate tantissimo, una rotta in 4 anni, buono come autonomia, ne ho prese 6, quindi. Ora passiamo al mio ultimissimo acquisto. Questa è una moda che è scoppiata in America, le Silix Implosion. Tranquilli che metterò tutti i link di tutte le palline sotto, ok? Nel caso che volete acquistarle, sappiate che non piglio una lira se voi comprate, eh? Ok, queste sono le Silix Implosion. Come vediamo, cosa notiamo subito? Sono grandi, abbastanza più grandi, quasi il doppio direi, delle altre palline, le MMX e basta. Ok, cosa vuol dire che sono più grandi? Vuol dire che, ok, la presa sarà più naturale perché comunque dovremo chiudere meno le mani. E questa è una cosa veramente bella. Però di contro abbiamo che pesano di più, quindi facciamo un pochino più di fatica a tirarle. Ok? E poi sarà molto più facile scontrarle perché i tiri devono essere fatti in maniera molto diversa, perché se tiriamo come le palline piccole va a finire che si scontrano sempre. Invece dovremmo fare i tiri un attimino più distaccati. Non so bene come spiegare, ma chi gioca lo capirà subito. Queste palline sono fantastiche perché se con le palline rosse il silicone era solido al centro, calibrato, con le palline blu, le Silix Implosion, dai, il silicone è, intanto la pallina è trasparente, il silicone è liquido all'interno. Cosa significa questo? Che in qualunque punto tireremo la pallina in qualunque modo, il silicone liquido sarà sempre in basso, gravità. Quindi vuol dire che sarà sempre calibrato verso il basso, quindi dovunque lo tireremo, oltre ad avere un peso perfetto, la pallina tornerà sempre giù in maniera perfetta. Vuol dire che il tiro sarà eccellente, sarà magnifico, sono stupende. L'unico difetto è che, soprattutto all'inizio, nei primi mesi, avranno un odore fastidioso di plastica che col tempo si toglierà. Ok, queste erano le palline che ci tenevo a farvi vedere. Non so parlare, scusate, ma tanto il mio canale è sulla giocoleria, non sull'italiano. E
Cosa volevo dire? Che intanto vi metterò tutti i link di tutte le palline sotto, chiedetemi pure suggerimenti, qualunque cosa, e io ripeto che non vi consiglio assolutamente di partire con le palline da tennis, fanno veramente schifo, vi consiglio di partire con queste altre palline di cui non ricordo il nome, comunque ci sono di tutti i tipi, sono semplicemente palline fuori fatte di tela e dentro fatte di chicchetti, di semetti. Semplicemente sono leggere, non fanno male alle mani, si rompono ok, però costano anche poco. Se potete andate avanti con le palline rosse, che sono le migliori per cominciare. Però se non potete, chi se ne frega, io ci ho impiegato un anno e mezzo ad arrivarci io. Che dire, spero che questo video vi abbia fatto piacere. Ho provato a dirvi velocemente un po', farvi vedere le palline, così vi fate un'idea. E scrivete pure commenti, chiedetemi consigli, inviatemi anche video risposta dove giocolate, che io vi valuterò, vi darò consigli. E alla prossima, grazie per avermi seguito e spero che vi stia andando bene la vita. Arrivederci.